Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi con la Yaris GR esageriamo. E in questo momento vi starete chiedendo: Marco, ma che diavolo è successo alla GR? Non c'ha più il muso, l'ha incidentata? No ragazzi, semplicemente il paraurti anteriore è stato smontato perché, come potete vedere, oggi mi trovo nella Batcaverna di Scara 73 perché andremo a fare dei upgrade piuttosto importanti alla macchina. E non perdiamoci in troppe chiacchiere, ve li mostro subito. Dopo aver dato una voce alla macchina e anche più cavalli, quelli non bastano mai, oggi passiamo allo step successivo. Infatti ragazzi, andremo di stage 2. Guardate quante chicche andremo a montare sulla GR. E iniziamo da lei. Come sapete ragazzi, i motori turbo con l'arrivo dell'estate e delle alte temperature tendono a perdere un po' di potenza. E oggi andiamo a migliorare un po' l'efficienza della GR andando a montare questa spettacolare aspirazione in carbonio. Eh sì, è un bel pezzo gigante di carbonio, però vi confermo che, guardate qui, non pesa niente. Che spettacolo! Sarà veramente una gioia ogni volta aprire il vano motore e vedere questo pezzo gigantesco di carbonio. Poi, sempre nell'ottica di andare a migliorare la resa della macchina con le alte temperature, andiamo a montare anche un intercooler maggiorato. Recentemente l'ho montato anche sulla mia 500 Abarth e la differenza è stata veramente notevole. Poi, altro upgrade che non ho mai fatto su una delle mie macchine è questo, il radiatore dell'olio. E ovviamente ragazzi, l'aspirazione, il radiatore e l'intercooler sono seguiti anche dalle loro relative tubazioni. Io sono sicuro che una volta montato questo la differenza sarà già notevole, però gli upgrade non finiscono qui nel video. Perché infatti una volta montati tutti gli upgrade andiamo a fare un salto dagli amici di Acme per aggiornare la mappa. Ragazzi, sono veramente curioso di vedere che macchina verrà fuori alla fine di questo video, perché già così con questo stage 1 è una bomba, è una macchina fantastica la Yaris GR, però c'è sempre quel margine di miglioramento. E anche in ottica pistate, ragazzi, vi anticipo che ho in programma di portare questa scatoletta al Nürburgring. Voglio prepararla, voglio avere una macchina al top, estremamente performante, sicura e divertente da guidare. E già come piccola anteprima, mi piace quello che vedo. Qui l'aspirazione in carbonio e questa la scatola in plasticaccia dell'aspirazione originale che andremo a rimuovere immedia subito. E adesso lasciamo lavorare i ragazzi sulla GR e io già non vedo l'ora di mettermi al volante. Ragazzi, sono stati eseguiti i lavori alla GR, è appena uscita dalla Batcaverna di Scara e qui nel vialetto, ma prima di parlare della mia GR vorrei fermarmi un attimino su di lei. Della serie c'è un po' di GR su quest'ala, ma guardate che figata! Questa è la GR di un cliente di Scara, monta questa ala replica VRC interamente in carbonio. Ragazzi, è una roba imbarazzante dal vivo, cioè guardate da dietro che presenza che ha questa macchina. Mi è scattata la scimmia, mi serve un'ala un po' più grande. Forse non a livello di questo, però il posteriore dobbiamo renderlo un po' più cattivo. E adesso, tornando a noi, l'appassionato di GR, guardandola davanti, capisce subito che è stato fatto qualcosina. Infatti, qui possiamo notare il nuovo intercooler maggiorato, qui sopra il radiatore dell'olio e, aprendo il vano motore, ci troviamo davanti a questa spettacolare aspirazione in carbonio. Veramente bella da vedere, ma tutti questi upgrade in primis sono funzionali. E adesso ragazzi, da Mantova ci dirigiamo a Castelnuovo del Garda dai amici di Acme. Direi che questo trasferimento è una buona scusa per vedere un po' le differenze con i nuovi upgrade. Inoltre vi ricordo che c'è del margine di miglioramento, perché adesso andando da Acme andiamo ad aggiornare la mappa. Allora ragazzi, prime impressioni a caldo, anzi caldissimo direi, vista l'afa che c'è oggi. Mi è bastato far pochi metri, mi sono reso conto fin da subito che la macchina è cambiata veramente tanto. Oh, 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 oh. Quanto ne ha! Per avere temperature così alte, sto girando con la 95 ottani, abbiamo anche il clima acceso, va come un treno sta macchina. È impressionante il fatto di come adesso la macchina sembra quasi non patire più queste alte temperature. Che è una macchina turbizzata, questi upgrade sono veramente un must, non solo perché comunque sia con l'aspirazione andiamo a guadagnare qualcosina, inoltre
Sentite che sound pazzesco che fa. È uno spettacolo. Adesso ho preso il vizio di fare queste piccole acceleratine ogni volta per sentire l'aspirazione, perché mi piace troppo. Ma come vi ho detto, con l'aspirazione non solo fa un sound pazzesco, la macchina pesca più aria, rende meglio, ma con anche l'intercooler maggiorato e il radiatore dell'olio teniamo anche le temperature più basse. E a detta di Scara, adesso la temperatura dell'olio motore non dovrebbe più superare i 115 gradi, il che non è male, quindi significa che abbiamo abbattuto le temperature massime di circa 15-20 gradi. E il motore in questo caso non può far altro che ringraziarvi. Ma quello che mi impressiona è quanto viaggia con queste temperature. Ormai su questa macchina ho percorso 12.000 km, quindi mi ricordo bene l'erogazione, la potenza in ogni tipo di condizioni climatica e configurazione, passo dopo passo che ho fatto con la macchina. Differenza, ragazzi, è veramente notevole. Ha veramente un buon tiro già a partire da 2.000 giri, arriva molto potente e costante fino al limitatore che è stato abbassato a 7.000 giri. E se già la macchina reagisce così con queste temperature estive, non oso immaginare che cosa sarà quando arriverà l'inverno. Però adesso proviamo a fare una partenza. Niente launch control, perché sennò la frizione non dura nulla. Arriva a 7.000 giri che non si stanca minimamente. Anzi, quando arrivi vicino alla soglia limitatore, senti, ma cacchio, la macchina non è ancora, già devo cambiare marcia? Adesso ragazzi, non perdiamoci in troppe chiacchiere, andiamo diretti da Acme per sistemare la mappa. Ed eccoci arrivati, ragazzi. Oh, che bella questa impresa. Ok, direi che adesso entriamo dritti nel banco. Ragazzi, ma io qui ci vedo doppio. Finalmente vedo un'altra GR di rossa. È incredibile di come la maggior parte dei possessori abbiano deciso di comprarla o bianca o nera. Mi dispiace, ma per me rosso rimane il colore migliore per questa macchina. E mentre Matteo è sul banco che sta preparando la GR, guardate cosa ho trovato qui nell'officina. Che spettacolo, ragazzi. Se vi ricordate, l'ultima volta che sono venuto qui da Acme, Matteo mi ha fatto fare un giro sulla sua Toyota GT86, come potete vedere, allargata col kit Rocket Bunny, turbizzata. Qui troviamo anche un cambio sequenziale a denti dritti, quindi un cambio da corsa a tutti gli effetti. In tanti sotto il video hanno scritto: Matteo, fagli provare la macchina, Marco. Ebbene sì, Matteo ha accettato. Ci dobbiamo organizzare, sto solamente aspettando le nuove gomme semi slick, perché attualmente è piuttosto difficile scaricare tutta la potenza sulle sole ruote posteriori. Arriverà sul canale un video anche con quella che reputo essere la Toyota GT86 più folle d'Italia. La macchina è pronta sul banco e, non essendo la prima volta che vi porto qui da Acme, ormai la procedura la conoscete. Infatti, come primo step, Matteo andrà a fare qualche rullata per vedere un po' la macchina, quanti cavalli sviluppa con le attuali temperature e upgrade. E poi, come secondo step, andrà a scaricare i dati dalla centralina e aggiornerà la mappa con delle nuove rullate. Oggi fa veramente tanto caldo, quindi penso che non andremo a tirar fuori i cavalli da record. Però, come avete potuto vedere già nel test drive per arrivare qui da Matteo, la differenza è veramente sostanziale. Non vedo l'ora di provarla con la mappa aggiornata e soprattutto non vedo l'ora di provare la macchina, sia in pista che con temperature più basse. E inoltre vi ricordo che le rullate di oggi le andremo a fare con benzina 100 ottani. Come avete potuto vedere, Matteo ha aggiornato la mappa, ha fatto diverse rullate e adesso parliamo di numeri. Il risultato, ragazzi, è molto interessante. Qui possiamo fare una comparazione. Il grafico rappresentato dalla linea fucsia rappresenta la vecchia mappa che è stata fatta a dicembre con la 100 ottani, chiamata Old Loffa. Se vi ricordate, come numero migliore abbiamo tirato fuori 334,9 cavalli e 478 Nm di coppia. Se torniamo su e guardiamo la nuova mappa, rinominata, sì, esatto,
possiamo vedere una linea molto simile. E infatti i numeri che sono stati tirati fuori sempre con la mappa più spinta da 180 anni sono 340 cavalli, quindi abbiamo più cavalli, e 471,6 Nm di coppia. Però ragazzi, vi voglio far notare una differenza. La vecchia mappa è stata fatta a dicembre con 4,2 gradi. La nuova mappa è stata fatta a giugno con 27,7 gradi. Quindi ragazzi, è a dir poco pazzesco aver tirato fuori i numeri di dicembre con circa 23 gradi e mezzo in più. Chi ha una macchina turbo sa benissimo che appena si alzano le temperature crolla il rendimento e le prestazioni della macchina. Quindi essere a giugno con temperature alte, con le stesse performance invernali, beh, tanta roba. E adesso ragazzi, con la mappa aggiornata andiamo a fare un giro su strada per vedere come si guida la GR. Ho riguardato l'ultima clip che ho fatto e c'era Matteo che è sbucato da lì fuori. Adesso capite perché qui le mappe sono state chiamate mappa loffa e mappa super cazzatura. Se già con lo stage 1 era bella nervosetta e rabbiosa, adesso non ce n'è per nessuno, mamma mia. Inoltre, come potete vedere dallo scenario, qualche ora fa ha piovuto, quindi adesso la strada è un po' più viscida, però la parte più bella è che abbiamo delle temperature un po' più basse rispetto alla prima parte di video. E già con temperature più basse sento che la macchina rende ancora meglio. Poi, se vi ricordate, quando ho fatto lo stage 1, Matteo di Acme mi ha messo tre mappe diverse che potevo selezionare attraverso un bottone sul volante. Passando da Matteo mi ha cambiato tutte le mappe e me ne ha aggiunta un'altra. Adesso, partendo dalla prima, come potete vedere sul grafico evidenziata con la linea rossa, abbiamo una mappa soft con valori che sono simili a quelli dichiarati da Toyota. Abbiamo un picco a 1.3 per scendere a 1.1 bar costanti. E questa, ragazzi, è una mappa giusta per quando si vuole andare tranquillo, viaggiare a velocità di crociera in autostrada. Devo dire che così facendo ho raggiunto dei consumi che non avevo mai visto finora con la GR. Se vi ricordate, fin da subito mi sono lamentato dei consumi perché che tu vada piano, vada forte, la GR è una macchina che consuma. E adesso sono arrivato a vedere addirittura 15 km con un litro. Ma ovviamente la mappa 1 è la mappa da passeggio, perché passiamo subito alla mappa 2. Quella che vedete evidenziata color fucsia è la mappa ottimizzata per la 95 ottani. Abbiamo un picco di 1.5 bar con 1.4 costante. E penso proprio che sarà la mappa che utilizzerò maggiormente, perché comunque sia trovare la 180 non è sempre una cosa così facile e scontata. Ma devo dire che già questa mappa da 95 ottani è perfetta per la GR, mamma mia. Certo, per questi motori turbo sarebbe l'ideale farli girare sempre con benzine a 98 ottani o superiori, però anche con questa 95 Acme è riuscita a tirar fuori un enorme potenziale da questo 3 cilindri. E poi ragazzi, parlando delle mappe, quelle serie cattive, passiamo alla mappa numero 3, ottimizzata per la 180 anni, che potete vedere evidenziata nel colore verde. Anche qui abbiamo picco di 1.5 per passare a 1.4 costante, solo che qui sono stati cambiati un po' gli anticipi. Passando dalla 95 alla 100 su questa macchina, se già la provate con la 95 rimanete sorpresi, ma con la 100 sembra quasi di guidare un'altra macchina. E ragazzi, quanto vorrei il distributore della 180 anni sotto casa. Sicuramente il benzinaio estinguerebbe il mutuo di casa decisamente prima con me. Numero 4, la più violenta, evidenziata dalla linea blu, possiamo vedere il massimo potenziale di questo 3 cilindri. Abbiamo un picco a 1.7 bar scendendo 1.4 costanti. E il bello è che quando andrò a fare la prossima visita ad Acme alzeremo tutti i valori. Farò una cosa veramente interessante, ma non ve la spoilerò. Passo dopo passo questa macchina non smette di sorprendermi. E ragazzi, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video con la GR, spero vivamente dalla Germania.
Inoltre, nella descrizione video qua sotto potete trovare i riferimenti sia di Scala 73 che di Acme. Se volete rendere la macchina un po' più pepata, vi consiglio di battere un colpo di telefono a loro. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!